Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Junk, che mi chiede di parlare del film del 1990 di Rob Reiner, tratto dal romanzo di Stephen King con un clamoroso James Caan e una stupenda Kathy Bates, Misery non deve morire, appunto tratto dal romanzo di Stephen King con sceneggiatura di William Goldman, prodotto dallo stesso Reiner insieme a Shankman. È un film veramente di quelli tra i più riusciti in un certo senso delle trascrizioni kinghiane, che seppur cambiandone molti aspetti riesce a essere comunque evocativo e assolutamente terrificante in un mondo appunto come quello creato dalla nostra Anne Wilkes, che è appunto Kathy Bates, che è questa infermiera che vive nel Colorado e che è fissata appunto con Sheldon, questo scrittore, e con la Misery, è la protagonista dei suoi libri. E cosa succede? Il nostro Sheldon ha un incidente appunto sulla neve vicino a casa di questa infermiera e praticamente lei lo soccorre, lo porta nel letto e lì per lì sembrerebbe amorevolissima, gli dà da mangiare, l'aiuta, gli dice che piano piano lo riporterà in città e tutto il resto. Poi gli fa capire che è una grandissima fan, lui di questo è un po' spaventato, ma anche in un certo senso si mette da una parte dicendo va, meglio fan che stronza, e poi succede che però esce l'ultimo del libro e lui ammazza Misery, e lei questo non lo può assolutamente accettare, quindi lo tortura fino a che lui non deciderà di scrivere praticamente il continuo di Misery, dove Misery praticamente deve essere ancora viva perché non deve assolutamente morire. Allora un film con una musica micidiale di Mark Shalman, con una bellissima fotografia dell'ottimo Barry Sonnenfeld, che qui serve appunto il Rob Reiner alla stragrande per un film che comunque Kathy Bates al 90% e James Caan. James Caan è un attore già famoso, già storicizzato, che dava il suo alla stragrande, riuscendo a creare uno Sheldon veramente notevole nel suo cambiare espressione, nel cercare di scappare in questa casa quando lei non c'è, in tutte le scene ansiose che il nostro grande Reiner riesce a costruire attraverso un thriller veramente cattivissimo. Quando gli spacca le gambe è eccezionale, anche se nel libro era veramente tremenda, ancora più cattiva, ma il film però riesce a trasmettere appunto tutta la forza di questo personaggio, di una Kathy Bates clamorosa, che dopo questo film diventerà famosissima. Ma vorrei anche vedere perché porca puttana riesce a creare questa infermiera che all'inizio è così pasciosa, così gioiosa, così sembrerebbe amorevole, che piano piano cambia sempre di più fino ad arrivare praticamente ad essere un mostro, ad essere qualcosa di incredibilmente violento, qualcosa che non ha quasi a che fare con l'umanità. E la parte, la scena finale nel ristorante poi è tremenda per come segna totalmente la mente di Sheldon, la nostra appunto Wilkes, Kathy Bates, che è un'attrice clamorosa e che qui riesce a dare praticamente tutti i tempi da sola attraverso una sceneggiatura ottima, come ho detto, una messa in scena perfetta, ma soprattutto la sua recitazione, che in un certo senso sbaraglia James Caan, che James Caan è pulito e quadrato, ma Kathy Bates riesce veramente a passare dalla pazzia al sorriso, alla simpatia, alla fare la battuta, a sembrare una bambina nel giro di un attimo. E tutto questo riesce a essere costruito sempre più alla grande da un grandissimo racconto di Stephen King, che è veramente bellissimo, che è anche autobiografico, anche lui fuma solo una sigaretta, beve quando ha appena finito di fare il libro, e quindi in quella cosa è simile, e nasce appunto dalla paura di essere se portato via da un classico fan che diventa in realtà l'hater più grosso del mondo quando fai qualcosa che non esiste, che lui voglia che faccia. E questo è riportabile anche adesso nel mondo dei social, in tutti i mondi, quindi uno Stephen King che scriveva un grande libro e un Rob Reiner che lo portava su schermo alla stragrande, grazie ai mezzi cinematografici che sono usati alla perfezione, soprattutto a una Kathy Bates clamorosa che riesce veramente a entrare nell'idea collettiva di quella che sarà assolutamente la sua interpretazione più famosa e che la porterà ad essere insomma la Kathy Bates che tutti noi conosciamo e che girerà tantissimi film, tra l'altro anche il Dolores Claiborne, un altro film da Stephen King meraviglioso con la nostra dentro. Che dire di più? Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia. E lo ripeto, questo è un filmone, uno dei classici thriller anni 90, che non è probabilmente un capolavoro, ma che riesce comunque a creare un'attenzione altissima, arrivare all'orrore, e che riesce anche a essere coeso completamente nella sua parte narrativa, se non fosse appunto quella dello sceriffo che manco esisteva, vuole essere messa nel mezzo per cercare di dare un po' più ritmo esterno a un film che sennò sarebbe stato chiuso all'interno. E se fosse completamente stato chiuso all'interno, secondo me si parlerebbe veramente di capolavoro, non che così bisogna comunque lamentarsi.